Io ve l'avevo detto, promessa mantenuta. E la cosa bella è che in questa cassa io so già che andrò a trovare il nuovo brawler. Lo so già, lo so già, lo so già. Che emozione, mamma mia, che emozione. Benvenuti in un nuovissimo video di Brawl Stars. Sì, avete capito bene ragazzi, su Brawl Stars. Vi era mancato, vero? Beh, anche a me mi era mancato tantissimo. È da tantissimo tempo che non gioco a Brawl Stars. Saranno passati più di 3 mesi. Eh sì, avete capito bene, più di 3 mesi. In tantissimi però me l'avete richiesto, quindi bentornati nel mio fantastico account MZ Mattiz. Lasciate un mi piace se seguite Brawl Stars da tantissimo tempo sul mio canale. Allora, vediamo un pochino. Nel video di oggi voglio ritornare a giocarci un po'. Solo che, dato che non ci gioco da mesi, non so più cosa hanno aggiunto. Avranno messo tantissime cose che io non conosco. Però voglio tornare a giocarci e tornare a diventare il più forte che esista in tutta Italia, anzi in tutto il mondo. Quindi andiamo a scoprire insieme tutte le novità e poi torniamo a giocare. E state attenti, perché se mi incontrate in partita, beh, vi darò del filo da torcere. Ora però sono troppo gasato, troppo gasato, troppo gasato. Ok, allora, con calma, questo è il mio account. 12.308 trofei, 47 brawler. Oh mamma mia, mi sono perso 3 brawler, di cui questo Squeak, che tra l'altro so che è un brawler gratuito, che però io non ho potuto sbloccare perché non ci stavo giocando. E poi invece i 2 brawler cromatici che fanno parte del Brawl Pass. Sì, avete visto bene, ho saltato 2 Brawl Pass. Eh già, è tutto vero ragazzi, non avrò mai più quei brawler forse. Ho tantissime gemme, tantissime monete. Qui c'è la nuova stagione, posso aprire delle casse. Va bene, oggi abbiamo un bel po' di cose da fare. Sì, oggi abbiamo tantissime cose da fare. Iniziamo con calma. Innanzitutto, questa è la stagione in cui mi trovo adesso, la stagione 6. Pensa, io mi ricordo la stagione 3 ancora. Andiamoci ad aprire delle casse. Io non penso che adesso potrò trovare però questi brawler, oppure sì. Ah, sì, questo si sblocca trovandolo nelle casse. Bene, almeno questo. E probabilmente anche colonnello ringhio posso trovare. Fiu, meno male, se no avrei perso il primato di trovare tutti quanti i brawler gratuitamente. Fortunatamente li posso trovare tutti e ricompletare la mia collezione. E forse è quello che andremo a fare oggi, dato che vedo qualche offertina tipo questa di 89 gemme. Ritroviamo l'ebbrezza di andare a shoppare delle casse. Mamma mia che emozione, mamma mia quanto sono emozionato subito. E vabbè, adesso forse sto esagerando un pochino. Diciamo che riaprire il gioco dopo 3 mesi e trovare un nuovo brawler è un pochino esagerato. Brawl Stars, hai ragione. Ma io ti ricordo che qui qualcuno comandava in questo gioco. E quel qualcuno ero io, ero il capo. Fermi tutti, fermi tutti. Questa emozione mi mancava tantissimo. L'emozione dello skip luminoso. Mamma mia, quanti ricordi. Per chi fosse nuovo e non avesse seguito i miei video, beh, io ho fatto tantissimi box opening e ogni volta che c'è uno skip luminoso, trovo un brawler. Non ci posso credere. Che fortuna, ho trovato subito Squeak, il brawler mitico. Vedete, ve l'avevo detto, la fortuna è proprio in me. Ah, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Andiamo a prendere anche questo gratuito. E adesso praticamente mi manca solo il vecchio brawler, il colonnello ringhio, da trovare nelle casse. E invece l'altro lo sbloccheremo nel nuovo Brawl Pass della stagione 6. Infatti andando qui, ecco qui che c'è Belle. Ovviamente ci andiamo a shoppare subito il Brawl Pass, pure quello da 249 gemme con 10 livelli, che qui dobbiamo recuperare. Tutti i miei amici youtuber intanto sono diventati sempre più forti a questo gioco, mentre io sono rimasto indietro. Quindi datemi subito questa skin di Colt pistolero, apriamoci le casse e poi andiamo a giocare, che qui bisogna recuperare i trofei, dobbiamo salire, salire e salire, che sennò resto il più scarso di tutti. Per chi non lo sapesse, io gioco a Brawl Stars dal 2017, quando ancora in Italia non era uscito, era uscito solo in Canada. E io, pensate che mi sono fatto un account canadese sul mio cellulare solo per giocare a Brawl. Tanto che il gioco era in verticale. Esatto, non dovevi giocare così, ma dovevi giocare così. Eh sì, il mio telefono è completamente rotto, lo so. Va bene, apriamoci velocemente queste casse, tanto non penso di riuscire a trovare il mio amichetto colonnello ringhio. Non penso proprio, sinceramente. Andiamo ad aprire questa cassa enorme. Dovrebbe esserci anche la mega cassa più avanti. Andiamo veloci qui che non c'è tempo da perdere. Mamma mia, mamma mia.
Ok, niente, niente, niente. Sapete che vi dico? Io questa mega cassa me la devo meritare. Infatti, se vinco la mia prima partita dopo 3 mesi su Brawl Stars, andremo ad aprire questa mega cassa. Se no, non l'aprirò. Andiamo a scoprire che cosa succede se giochi una partita su Brawl Stars dopo 3 mesi che non apri il gioco. Wow, c'è anche una nuova modalità, modalità KO. Sapete che vi dico? Proviamo questa. Sì, avete capito bene, non l'ho mai giocata, non era uscita quando giocavo io. Mamma mia, sono troppo gasato. Anzi, vi dico la verità, sono proprio emozionato. Tag MZ Matiz c'è, siamo con Isco e Floru. Vediamo che cosa possiamo fare. Ok, vi faccio fuori, amici. Ora vi faccio vedere io come si gioca. Pensate di battere il piccolo Matiz? Beh, no. No, che non ci riuscirete. Ah, ho capito qual è questa modalità. Praticamente qui se muori non rinasci più e finisce il round. Ora qui resta solo un nemico e la mia squadra l'ha fatto fuori. Grandissimi. Bene, bene, bene. Facciamo fuori tutti quanti. Wow, vabbè, se mi faccio fuori tutti quanti. Ma questi sono scarsissimi, guarda, mi corrono addosso. Oh, questo mi fa fuori. Eh no, l'ho fatto fuori io. Grande spikino, quanto mi sei mancato, piccolo cactus. Oh, 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 attenzione, attenzione. Wow, eliminato. Se faccio fuori questo Dynamike, li ho eliminati tutti e tre io in questo round e la vittoria sarà nostra. Ok, vado. Vado, oh no, dobbiamo stare attenti. Ah, no, dai, Dynamike mi ha eliminato. Uffa, solo che abbiamo vinto comunque. Ops. E la vittoria è nostra. E ovviamente MZ Matiz è anche il migliore. Wow, è stato più semplice del previsto. Andiamoci ad aprire subito la cassa. Io ve l'avevo detto, promessa mantenuta. E la cosa bella è che in questa cassa io so già che andrò a trovare il nuovo brawler. Lo so già, lo so già, lo so già. Attenzione, 5 skip, tutto è possibile. Anche prima con 5 skip ero riuscito a trovare il brawler. Io ci credo. Io non mi arrendo. Io non mi arrendo. Oh, beh, forse sì. Sì, questa volta mi arrendo. Vabbè. Dato che ho un pochino di gemme da spendere, voglio fare una cosa. E non rifatelo a casa. Sì, avete visto bene. Ho shoppato tutti quanti i livelli per arrivare al livello 30 della stagione 6 e provare a sbloccare Belle. Cioè, non è che provo a sbloccare Belle, la sblocco direttamente. Ho speso non so quante gemme. Probabilmente ho fatto la cavolata più grande del secolo. Però sono troppo felice e voglio provare tutti i nuovi brawler. Prima però, ovviamente, andiamo ad aprirci tutte le casse. Che se qui troviamo anche il nostro colonnello ringhio, beh, la mia collezione di brawler sarà di nuovo completata. E non mi dispiacerebbe per niente, dato che ho sempre avuto tutti i brawler subito. Andiamo ad aprire questa chest. Non abbiamo niente. Passiamo alla cassa enorme. Anche qui non c'è niente. Vabbè, andiamo veloci, che qui, se no, si fa notte. Vediamo se la mega cassa vuole darmi lo skip luminoso. Scopriamolo insieme. No, niente skip, niente skip. Ce n'è un'altra, non ci arrendiamo. Vabbè, ma che cosa sono 4 skip? Ma questa è la cassa dei noobs. Eccoci qui all'ultima cassa. Ovviamente non ho trovato niente, ma è arrivato il grande momento. Le ultime 30 gemme e spada bam! Sbloccata la soglia 30. Andiamo ad aprirci la mega cassa. Potere di Matiz, torna a me. Apertura con il mignolino. E ci sono 4 miserabilissimi skip. Ma che cosa è? Ma dai, ma no. Fatemi bere un goccio d'acqua. Fatemi bere un goccio d'acqua. Eccomi qui, ci sono. Oh, mamma mia, ragazzi, lo vedete? Sta luccicando. Sì, sta luccicando. Ok, allora io adesso vado di nuovo con il mignolino fortunato e... Ok, va bene, l'abilità stellare. Mi sono esaltato troppo per il nostro cavernicolo Frank. Comunque, va bene, sono contento perché in questo momento ho appena sbloccato Belle. Che bello. Ok, questa battuta potevo anche evitarla. Andiamoci a selezionare Belle, che non ho mai visto in vita mia, e questa volta cambiamo modalità. Ah, quanto mi era mancata la mia modalità preferita. Indovinate qual è? Beh, ovviamente Foot Brawl. Allora, vediamo come si utilizza questa Belle. Spara da lontano, è una specie di cecchino. Ottimo. Ah, ok, ho capito chi è. Sembra quasi la principessa, praticamente. Piper. Sì, sì, sembra proprio Piper. Vediamo se però ha qualche altra abilità. No, in questo momento non riesco a capirlo. Se voi siete dei campioni mondiali di Belle, scrivetemi nei commenti come utilizzarla. Sono molto curioso. Sembra molto potente questo brawler. Allora, siamo già 2-0.
0, ma abbiamo già vinto. Mamma mia, è stata una semplicità unica in questa modalità. Vabbè che il mio brawler è livello 1, però sapete cosa vi dico? Andiamo a giocare su modalità ricercati. Secondo me Bell in questa modalità può essere molto potente. Tra l'altro non ho mai giocato in questa mappa iperfuturistica. Wow, vediamo un pochino cosa è in grado di combinare Bell. Anche perché non ho mai visto la sua super. Comunque, scrivetemi nei commenti a che livello siete arrivati su Brawl Stars. Sono molto curioso. Io purtroppo mi sono fermato a 12.000. Allora, adesso vi faccio vedere io. Quasi quasi nei prossimi video provo a giocare insieme a Ninna. Vediamo se anche lei si ricorda come si fa. Allora, intanto io vado qui, non vedo niente. Probabilmente la scelta del brawler non è stata la migliore, ma comunque riesce a colpire da davvero una distanza iper. Vai orso, vai orso. Vai che l'ho colpito, vai che l'abbiamo incastrata. Mega tattica. Vai! No, 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 è scappata via. Ok, fortunatamente è stata fatta fuori. Uso la super, non so cosa devo fare. Boom! Oh, l'ho bloccata. C'è una specie di mirino puntato su di lei. Probabilmente migliora la mira. Sì, perché con ogni colpo che ho fatto l'ho colpita. È come se avessi una specie di calamita. Intanto sto facendo fuori letteralmente tutti quanti. Attenzione che ora però loro tornano all'arrembaggio. Non dobbiamo farci demoralizzare. Assolutamente no. Ok, ci riprovo. Ho colpito Rosa. Vedi che adesso la colpisco praticamente ad occhi chiusi. Eliminata. Sono a 6 stelline. Oh mamma mia, che potenza. Mi ero dimenticato di quanto fosse divertente giocare a Brawl Stars. Ancora una volta la super. Ah, questa volta l'ho lisciato. 5, 4, 3, 2, 1 e vittoria! 46 a 11, vabbè, ma li abbiamo devastati, ma li abbiamo proprio sconfitti alla grande. La mia prima vittoria con Bell è subito al grado 2. Tante missioni completate per il nostro Brawl Pass. Ma tra l'altro, a livello finale del Brawl Pass, che cosa si trova? Corri, scorri, scorri. Oh, che skin! Con il cecchino, vedete, ve l'avevo detto che sembrava un cecchino da come sparava. Cavolo, questa la voglio assolutamente sbloccare. Tra l'altro qui vediamo cosa mi è rimasto della stagione precedente. Vediamo un pochino. Avevo addirittura... No, ci credo. Stagione 4, mischie di Natale. Guardate da quanto tempo non sbloccavo praticamente le cose. Dalla stagione 4. Guardate, qui c'era ancora lui. Non ci posso credere. La cosa divertente è che in questo momento che io sto tornando a giocare a Brawl Stars, in realtà mancano 13 giorni alla fine della stagione. Ciò vuol dire che tra poco ne uscirà un'altra. Qui ci sono ancora delle mega casse da aprire. No, vabbè, non ci voglio credere. Ma da quanto tempo è che non aprivo queste cose? Avevano fatto la muffa. Sono delle casse ammuffite queste qui. Vabbè, poi me le apro con calma. Comunque, mi rimane solo il colonnello ringhio da trovare. Ci sono tantissime nuove modalità che devo assolutamente provare. Wow, Lega delle Stelle. E sicuramente saranno uscite anche tantissime nuove skin. Che dire, ragazzi, lasciate un bel mi piace se volete un nuovo episodio di Brawl Stars. Mattizia è tornato ed è più forte di prima.